E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Buon inizio di settimana intanto a tutti. E ragazzi, siamo tornati con i pronostici perché cominciano 3 settimane di ferro e fuoco, anzi 4, perché per 3 infrasettimane di fila ci saranno le coppe Champions League e Europa League, più ci saranno il campionato, la quarta settimana, l'infrasettimana. Ragazzi, sarà veramente fuoco e fiamme sul canale. Di solito mi prendo il fine settimana, anche se sono usciti i video che ho programmato dalla scorsa settimana. Mi sono preso il fine settimana per rilassarmi un pochino. Di solito durante il fine settimana mi riposo, durante la settimana faccio video. E siamo tornati appunto con una delle partite più importanti, ragazzi, che usciranno nei pronostici da qua più o meno a Natale. Una delle più importanti è questa, che è Inter-Real Madrid. Mi toccherà purtroppo, come tutti sanno, fare a meno del giocatore di cui porto la mano, il giocatore a cui sono veramente affezionato, che è Sergio Ramos. E quindi ragazzi, con Militao in difesa veramente non so cosa possa succedere. Alzo le mani ancora prima che la partita cominci. Da questo ragazzi, intanto l'avvio, pertanto c'è l'intro come sempre. E detto questo ragazzi, mi sono fatto una lista di pronostici, questa qua, da pubblicare da qui al 3 di gennaio, ragazzi, e sarà veramente una cosa devastante. Tipo, ci saranno pronostici pure il giorno di Natale, quindi tenetevi veramente forti, che io, ammesso che riesca a stare dietro a questa lista, sarà veramente un novembre-dicembre di fuoco e fiamme, dove proverò a farvi divertire il più possibile. State tranquilli ragazzi, che il calcio su questo canale non manca veramente mai. Cioè, se c'è proprio una cosa che non manca è il calcio. E detto questo ragazzi, di solito non porto mai calcio, video di calcio, nella realtà, perché mi è stato chiuso un canale, non voglio che risucceda. Quindi porto sempre il calcio su FIFA, perché so che lì il 99% delle volte posso andare sul sicuro. Non il 100%, perché sono arrivate alcune segnalazioni di copyright veramente assurde che io tuttora non comprendo, però ci si sorvola su. Insomma ragazzi, fa un po' tristezza vedere questo Real Madrid ormai povero di tutta la gente che l'ha reso glorioso. Sono rimasti in sostanza Ramos e Benzema, del resto vabbè sì, Modric e Kroos, ma del resto ragazzi, Real Madrid che è molto molto calato, l'abbiamo visto nella partita, ovviamente quella reale, contro l'Inter. Real Madrid che secondo me ha bisogno di una rivoluzione e non so quando e come al momento possa arrivare. Tanto la formazione dell'Inter: Handanovic in porta, Bastoni, De Vrij, Skriniar in difesa, i 5 di centrocampo, Perisic, Vidal, Brozovic, Barella, Hakimi, e davanti Martinez e Lukaku. 3-5-2 ragazzi, solita formazione. Per il Real in sostanza ho levato Ramos, perché a mio malincuore mancherà, che ha un infortunio muscolare mi pare. Courtois in porta, Mendy, Militao, Varane, Fernandez, Kroos, Casemiro, Modric, Vinicius Junior, Benzema e Asensio. Io ragazzi non l'ho controllato prima, ma sarei tentato di subito cambiare il modulo e fare, intanto perché mi ha fatto i comandi alternativi non lo so, e di fare un 4-3 offensivo. Speriamo ne valga la pena. Vinicius dentro, verso Modric! Non ci credo cosa ha preso Handanovic. Non ci credo cosa ha preso Handanovic. Courtois non l'avrebbe mai preso. Non ci credo, ragazzi. Non ci credo. Bravo. Kroos! Kroos! Toni Kroos! La sblocca lui! Ruba palla! In difesa, mi sembra De Vrij, se non vado errato. E la sblocca con un destro secco nell'angolino. Si rifà per l'errore di Modric. Precedente, ragazzi. Più che di Modric, parata di... parata bug di Handanovic. Tanto ormai parlare di bug su FIFA non si esagera mai. Partiamo da questo presupposto, che si è rubato palla di Vrij comunque. Quando parli di bug su FIFA tu non esageri mai. Cioè, sei sempre dici sempre la cosa giusta al momento giusto. Insomma, vantaggio del Real Madrid con Toni Kroos. E ha funzionato mettere il 4-3 offensivo, ha funzionato. Casemiro si gira fuori, peccato. No, era Asensio, chiedo scusa. Nomi piccoli ragazzi, gioco veloce. Ok,
non è un grande tiratore da fuori Asensio, quindi ci può stare, dai. Benzema vede dentro, cross che la spara in bocca ad Handanovic, ancora lì, cross Asensio, murato Modric, Benzema, destro Handanovic. Oh, grande attacco del Real Madrid, che purtroppo non trova rete, tanto la troverà l'Inter sicuramente. Benzema, Handanovic, basta, per favore, basta. Bravo Courtois. Calcio d'angolo per l'Inter. Buona Asensio dentro per Modric, De Vrij spunta dal nulla e la mette in angolo. Ok. Vai verso Benzema. Ehi. Buono per Vinicius. Militao, Benzema, niente. Bravo Courtois, ne ha presa un'altra su Hakimi. Si sta svegliando l'Inter. Tanto mi ammoniscono Casemiro così a caso. Anche se il Real Madrid continua a dire che merita assolutamente il 2-0. 3 no, ma 2 sì. Tra un po' arriva anche l'1-1 dell'Inter. Bravo Benzema, buca bastoni, bravo Benzema, e la facecam si è fottuta. Ok, ottimo. Gol di Karim Benzema che fa 2-0 per il Real Madrid. Chiedo scusa per la facecam, ma ogni tanto hanno dei difetti anche loro. Finisce il primo tempo intanto 2-0. Va bene così. 7 tiri in porta, 2, cioè, ma neanche a parlarne. Tanto lo so che qualcosa succederà, lo so già. Bravo Casemiro. Gol dell'Inter. Courtois. No. Bravo per Dio. Bravo, perché ho detto brava, non lo so. Tanto ne fa un'altra parata Handanovic. Mi ha fatto il doppio di tiro in porta. E volendo anche il doppio dei gol. Anzi, più del doppio. Vidal. Gol. Gol? Cioè, ma mi stai prendendo per il culo? Questo è gol! Dopo tutto quello che ha parato Handanovic e anche Courtois? Ma vabbè, che devo dire? Tanto ormai FIFA lo conosciamo. Gol dell'Inter! Lo sapevo! E tanto prima o poi sarebbe andata a finire così. Tanto tu puoi tirare. Il gol non lo farai mai. Mai. E più che altro la cosa che mi fa veramente divertire alquanto è che nonostante l'Inter fosse sotto, quindi teoricamente col baricentro un po' più avanzato rispetto a Real Madrid, ogni contropiede del Real Madrid, tipo questo, la difesa dell'Inter sia completamente schierata. Tutti e quattro nella loro posizione. Ma è Modric! No, vabbè, ciao. Mentre invece, quando fa il contropiede il Real Madrid, anzi l'Inter, scusate, ma neanche un contropiede proprio clamoroso, un contropiede normale, ce ne siano forse due in difesa. Mano, rigore netto, mano di De Vrij, rigore che ovviamente Handanovic parerà. Lo parerà assolutamente. Ma intanto ce l'ha andato. Poi non essendoci neanche Ramos a batterli,
mi posso solo immaginare chi andrà a batterlo. Rodrigo, per Asensio devo farlo perché è ammonito. Hazard. Prendilo, prendilo, prendilo Handanovic. Prendilo lì il rigore. Prendilo lì Handanovic. 3-2 e risultato onestissimo. Ragazzi, stesso risultato per ora dell'andata, 2-0, 2-2, 3-2 del Real, ovviamente con un rigore in più di mezzo. Ora mi rimetterò in ultra difensiva e proverò a evitare almeno il kick-off glitch, poi vediamo cosa succede. Che l'ultima azione sarà dell'Inter. Strano, vero? È finita, è finita, è finita, è finita, è finita, è finita. Ma perché la fa durare 46 secondi di più? Lo so che 46 secondi forse sono 5-6 nel tempo reale, ma ti rendi conto? Cioè, se vuoi parlare io, questa era finita subito, subito. A volte mi finisce la via 21 più bastardo perché ti fischi direttamente anche quando sei nell'area avversaria, cioè... Vabbè ragazzi, finisce 4-2, risultato che secondo me, come dico sempre, ci sta, anzi... Ci sta, c'è già stato proprio in questo ordine. Vabbè, che c'è stato un rigore, come detto, di mezzo di meno. Pareggio dell'Inter, che secondo me è il più. Se l'è meritato nella vita reale, non se l'è meritato per un cazzo qui. Cioè, proprio parliamone. Detto questo, ragazzi, vado a poltrire, dato che sono le 2 di notte, vado a farmi i cazzi miei. Proprio detto proprio senza mezzi termini. Cioè, io vi farei adesso vedere i 12 tiri in porta a 6. Cioè, 12 tiri vuol dire che 9 non sono entrati. Cioè, solo questo. Mi viene il capo Benzema e noi ci vediamo domani con la Coppa Italia. Eh sì, ci vediamo domani con la Coppa Italia. Chi l'avrebbe mai detto? Ve lo dico io. Ciao a tutti ragazzi e grazie.